Ciao, Horror Italy e Horror Italy. Puntata speciale, quella che vi presenta il vostro rugoso zio Ernio. Sì, perché andremo a vedere insieme il full trailer dell'imminente film di Francesco Longo, Clara the Movie. Ma, come di consueto, andiamo con ordine e vediamo un po' la trama, prima di assistere alla visione del trailer. Helen Ludovisi, una ragazza inglese laureata in arte, riceve in eredità un'antica villa in Italia. La giovane decide così di partire con il suo ragazzo Jacob e tre membri della sovrintendenza ai beni culturali del Regno Unito. Questi incontreranno una delegazione dei beni culturali di Bologna per pianificare il restauro della villa, la quale sembra avvolta da un alone di mistero. Nell'Ottocento, Clara, la piccola della famiglia Ludovisi, a causa dei suoi poteri di chiaroveggenza, fu uccisa e murata all'interno del palazzo del padre, il quale credeva che tali facoltà fossero opera del demonio. Si dice che ancora oggi violenza e brutalità echeggino in quei luoghi e che lo spirito di Clara continui a vagare tra le mura della dimora. Tale storia non fermerà Helen e la troupe da un sopralluogo mirato al restauro. Uno di loro scomparirà in circostanze misteriose e questo farà sì che Helen, Jacob e il resto della troupe si recheranno all'imbrunire in quell'oscuro luogo per cercare l'amico. E solo dopo essere rimasti stranamente bloccati all'interno della villa che si troveranno a fronteggiare le forze oscure che la dimora nasconde. Ma mozziamo la testa allo zombie e gustiamoci questa interessantissima presentazione. A fine video il vostro rugoso zio Ernio tornerà per parlare del prodotto con qualche considerazione personale. E ora, rullo di teschi, scunno! Ecco il full trailer di Clara the Movie. Anzi, per essere precisi, Clara the Trailer. Daughter of the Ludovisi family. Her father killed her by walling her up. He was terrified of her powers of clairvoyance. We need silence. Everybody be absolutely quiet. It's her. No! Don't touch it. It belonged to Clara. I don't understand. Look, go and sit down and I'll explain everything. Go!
Beh, decisamente un'opera di livello e che, grazie anche alla scelta dei dialoghi in inglese, entra in un'ottica di stampo internazionale. La fotografia e i colori sono senza ombra di dubbio un punto di notevole impatto visivo e catturano subito l'attenzione, così come la tensione immediatamente messa in scena con il parlato della piccola Clara, o quella che una volta fu Clara. La suggestiva location di Villa Malvasia, o per le persone del posto appunto Villa Clara, è un perfetto scenario per una pellicola terrorizzante. Altrettanto terrorizzanti sono infatti le leggende che gravitano dietro questa villa. Le voci che circolano infatti dicono che in certe notti si sente la piccola Clara piangere, cantare, lamentarsi oppure girovagare in giardino. L'aspetto di quella che una volta era un'abitazione è abbastanza sinistro. Se a questo aggiungiamo leggende, una vegetazione circostante che amplifica lugubri fenomeni atmosferici di nebbia, una scarsa illuminazione urbana, beh, non si può far altro che rimanere affascinati. Ma torniamo al trailer. Ogni piccola componente citata è un tassello che pezzo dopo pezzo alimentano il crescendo degli eventi esposti. Non si vede tanto da questo filmato, e questo è davvero un grandissimo pregio, vista la moda di anticipare i momenti più rappresentativi delle pellicole. Le uniche scene adrenaliniche sono totalmente isolate, e per i più attenti di voi anche qualche piccolo momento da brivido con bellissime ed inquietanti figure. Il resto del trailer è un continuo e perseguitante senso di ansia e siamo sicuri che l'intero film giochi con questo profondissimo sentimento, garantendone una non piacevole, ma piacevolissima visione. I prodotti di qualità sono subito riconoscibili e questo ricade appunto su questa specifica categoria. Se a ciò aggiungiamo un cast giovane ma capace, beh, la combinazione non può che portare la pellicola verso altissimi piani. Le musiche originali del maestro Paolo Castelluccia, infine, ma non di certo ultime per importanza, anzi, sono un crescendo continuo e improntano al trailer un marchio davvero sinistro che lascia davvero affascinati e ipnotizzati. Da aggiungere che il regista Francesco Longo porta al proprio fianco, in cabina di assistente alla regia, niente meno che Nicola Pegg, un'autentica garanzia di visionaria eleganza e di malsana follia espressiva. Vi consigliamo una visione dei suoi lavori per capire perfettamente di cosa stiamo parlando. Tramite torture ed estorsioni di vario tipo siamo riusciti ad avere qualche piccola anticipazione da parte del regista che ci ha personalmente rivelato anche la futura distribuzione a livello di home video, arricchita da numerosi contenuti extra curati da Fabio e Luna di Mille Bolle Video di Livorno. Horror Italy e Horror Italy! Il vostro rugoso zio Ernio di Lapide vi consiglia di stare aggiornati su questa interessantissima opera della Moonlight Legacy Production in collaborazione con Art Studios 24 e Blur Pictures attraverso i propri canali ufficiali che, come ben saprete, verranno inseriti nelle sporche viscere di descrizione qua sotto. Così come vi consigliamo di seguire anche i nostri di canali ufficiali, Per ora è tutto. Buonanotte e lasciatevi terrorizzare.